Il comune di Valdagno e Ulsso Ottoberica individuano nella nuova palestra di Via Volta il futuro punto vaccini anticoronavirus per la città di Valdagno e paesi limitrofi, ubicata in zona impianti sportivi a due passi dall'ospedale San Lorenzo. Una scelta che a qualcuno non è andata giù, esprimendo il proprio dissenso con pepati post nella giungla internet, tanto da destare il sindaco Acerbi dal sostanziale va avanti e non ti curar di loro sul piano dei social network, utilizzando a sua volta la pagina a metà tra personale e istituzionale nel ruolo di sindaco per esprimere un pensiero a riguardo. E tanto da digitare di suo pugno un testo dettagliato, quasi uno sfogo, il proprio punto di vista. L'impianto di recente inaugurazione, settembre 2020, costato poco più di 2.200.000 euro, cofinanziati da Comune, Provincia e in misura minore da Regione Veneto, è ancora oggetto di ultimo stralcio di lavori di rifinitura che riguardano lo stabile adibito a spogliatoi, ma è già utilizzato dalle società sportive cittadine. La palestra con fondo in parquet è stata ritenuta dall'amministrazione la migliore scelta tra le ipotesi sul tavolo, la più funzionale, in altre parole, sulla scorta dei parametri indicati dall'azienda sanitaria. Tra questi la necessità di ampi spazi riscaldati e ben illuminati e la presenza di aree parcheggio adeguate all'esterno e di locali utilizzabili come infermeria e servizi igienici, la vicinanza a un polo ospedaliero in caso di necessità, la facilità di ricorrere alla sanificazione, al ricambio d'aria e non ultimo l'assenza di barriere architettoniche, peraltro richiesta in tutte le strutture pubbliche. L'interruzione delle attività in palestra e delle classi scolastiche che ne fanno uso, lo stato dei lavori sullo stabile in fase di ultimazione che ospita i bagni e le indicazioni di altre presunte soluzioni migliori caratterizzano le polemiche sorte all'indomani della scelta.